Io, Giacomo, un dialogo tra Luca Violini, voce narrante, e il maestro Lorenzo Di Bella al pianoforte. Questo incontro, iniziamo dal maestro Di Bella, come nasce e che dialogo è? È stato voluto questo incontro dal presidente del Centro Studi Leopardiano, il dottor Fabio Corvatta, e io lo ringrazierò a vita perché mi ha fatto conoscere personalmente un artista del calibro di Luca. E, per quanto riguarda lo spettacolo, possiamo dire che la musica, in questo caso il pianoforte, funge da contrappunto psicologico appunto alla narrazione che svolge, che porta avanti Luca. Luca Violini, quindi nel tanti doppiaggi, interpretazioni, questa narrazione, Io Giacomo, il talento di Leopardi, la narrazione e l'incontro col pianoforte. Io ringrazio anch'io il dottor Corvatta perché mi ha fatto conoscere Lorenzo, che è straordinario, un pianista senza se, senza ma, oltre i limiti. E abbiamo lavorato insieme con Lorenzo cercando di mettere a punto l'idea di questo dialogo anche fra il testo, fra la sua narrazione, è Giacomo che narra in prima persona, e questo, appunto, come diceva Lorenzo, questo contrappunto musicale che si interseca perfettamente con quelle che sono le emozioni che poi ascolterete, spero tutti, relative appunto a Giacomo Leopardi. Quali aspetti di Leopardi in particolare? Ma guarda, è una carrellata, se vuoi permettimi questo termine, all'interno della sua vita, all'interno della sua visione di Recanati, quindi una carrellata che porta Giacomo a interfacciarsi con il pubblico cercando di spiegare lui quello che vedeva, e quindi la torre, quindi la siepe, quindi tutto quello che lui aveva come visione a Recanati, il rapporto anche con Recanati, quindi una cosa molto, come dire, compiuta. Con quali note? È sempre difficile, sono operazioni queste molto difficili di accostare, no? Compositori della musica classica a Leopardi. Ho scelto ovviamente dei coevi, suoi coevi, e su tutti Schubert, perché a mio avviso Schubert è quello che incarna un po' di più l'animo e l'esperienza leopardiana. Poi ci saranno anche Schumann e ovviamente l'amatissimo Chopin, il poeta del pianoforte. Il primo incontro dunque tra Luca Violini e il maestro Di Bella, quindi il primo, chissà, ce ne saranno. Di una lunga serie, quindi state preoccupati, di una lunga serie. Allora preoccupiamoci. Un incontro per un omaggio all'arte, alla poesia, al genio leopardiano. Sì, abbiamo voluto inserire nel programma gli appuntamenti per le celebrazioni dell'infinito. Anche questo appuntamento l'ho voluto fortemente, conoscendo Lorenzo oramai da tanti anni e con lui avendo condiviso tante cose, e con Luca ugualmente fatti delle iniziative in altra epoca, ma ricordavo il loro impegno, la loro passione, la loro bravura, quindi mi è sembrato giusto portare qui questi due, per me anche giovani, perché per una sorta di ruota, di catena, se sono giovani loro lo sono un po' anch'io, perché in realtà conoscendoci da tanto tempo e avendo fatto tante cose insieme, mi è tornato facilmente alla memoria la possibilità di realizzare questo impegno, che dicevo è un impegno di una lunga serie di appuntamenti partiti nel 2019, perché quando, parlando con la contessa Leopardi di che cosa si poteva fare per ricordare il bicentenario dell'infinito, ci venne l'idea di proporre la costituzione di un comitato nazionale. Nessuno immaginava che si potesse raggiungere questo obiettivo e soprattutto che si potesse arrivare ad oggi. Quindi è un triennio quello che ha lavorato per questo comitato, che poi, visti i risultati importanti sia a livello nazionale che internazionale, è stato prorogato di altro anno e mezzo, e oggi siamo in una fase di chiusura, direi di un consuntivo. E ricordare i tanti appuntamenti avvenuti qui in Italia e nel mondo è difficile, ne ricordo solo alcuni. Ricordo l'appuntamento qui con il Presidente della Repubblica e il Ministro della Cultura quando abbiamo riaperto il centro e il Colle dell'Infinito. Ricordo tanti appuntamenti internazionali, in questo momento mi viene alla memoria, anche perché questo periodo è stato attraversato dalla pandemia, da una guerra.
un appuntamento che mi ricordo una persona cara, un amico, che è stato a luglio del 2019, quando con l'ambasciata e il consolato d'Italia a Mosca realizzammo questo appuntamento sull'infinito e sul pensiero leopardiano, e a rappresentare il centro e a rappresentare la città e Casa Leopardi è stato il conte Vanni Leopardi. Ecco, questi sono alcuni degli appuntamenti, ma molti sono tenuti in realtà italiane ed internazionali, e credo che alla fine di queste serie di appuntamenti riusciremo a portare un consuntivo al Ministero che ci ha voluto fortemente, ricco di impegni, e credo che la sintesi più importante la presenteremo tra qualche settimana, quando presenteremo al pubblico la realizzazione di 100 traduzioni dell'infinito. Questo significa come, grazie all'azione di tante persone, partite tanto tempo fa, ricordo l'onorevole Franco Foschi e la contessa Anna Leopardi che hanno voluto questa legge Leopardi nel mondo, e poi abbiamo proseguito con le iniziative di questo periodo, oggi la testimonianza di quanto il lavoro è stato proficuo sono queste 100 traduzioni. Significa tante realtà del mondo, tanti studiosi, tanti poeti, tanti intellettuali che si sono misurati con il pensiero leopardiano e hanno prodotto quest'opera. Ecco, lasciamo questi come testimonianza di questa attività durata 4 anni e mezzo, e spero, mi auguro, che possa aver incontrato il favore delle persone, delle istituzioni, di quanti hanno potuto vivere questi appuntamenti. Per Recanati chiaramente tutto quello che ruota attorno al Leopardi ha una sua grandissima importanza, e per questo si cerca sempre di fare di attività che siano di livello, di alto livello. Qui il comitato sta chiudendo la sua attività dopo 3 anni, è stata un'attività importante perché è la prima volta che c'è un comitato per celebrare la composizione di una poesia, e quindi era giusto chiudere con queste attività di grande spessore, sia oggi sia domenica prossima, dove avremo un altro appuntamento.